adesso la sanità, l'inaugurazione di due nuovi reparti dell'ospedale San Marino di Cagliari, il neo assessore Antonello Liori ha anticipato che la regione intende ridiscutere il piano ospedaliero. Il servizio di Gianni Zanatta. Ultimare il Policlinico Universitario di Monserrato, potenziare il Santissima Trinità e il polo del Businco microcitemico, trasferire l'ospedale Marino, chiudere il San Giovanni di Dio. Il neo assessore alla sanità Antonello Liori spiega come intende intervenire per razionalizzare la rete ospedaliera di Cagliari. L'occasione è l'inaugurazione all'ospedale Marino di due nuovi reparti, i locali del pronto soccorso e il reparto di rianimazione, lavori che sono durati 2 anni per una spesa di 3 milioni di euro. Interventi importanti in una struttura che però nell'arco di pochi anni potrebbe scomparire. L'intenzione della regione è quella di trasferire l'ospedale al margine rosso nei pressi della statale 554. Il neo assessore spiega che dovrà essere trovato il consenso di tutti gli interessati, compresi i comuni e la provincia di Cagliari. Liori ha già ribadito in più occasioni che intende rivedere l'assetto della rete ospedaliera del capoluogo. Nel piano ospedaliero regionale, afferma, non ci sono soldi per costruire una nuova struttura. Quali le soluzioni dunque? Primo, intervenire sul completamento del Policlinico di Monserrato. Secondo, potenziare il Santissima Trinità e contestualmente chiudere il San Giovanni di Dio. Infine, consolidare il ruolo del polo che comprende l'ospedale oncologico e il microcitemico. A margine dell'inaugurazione dei nuovi reparti del Marino, l'assessore Liori ha inoltre sottolineato che saranno stanziati 10 milioni di euro per interventi che consentano di eliminare le liste d'attesa.